Tra gli illustri premiati colleghi giornalisti è Massimo Franco, al quale domando: in una tematica come quella che si svilupperà stasera in corso di dibattito, ma anche di riflessioni del presidente Calabrò, il tema forte è quello della crisi dell'uomo rispetto alla tecnologia. Massimo Franco, che cosa pensa di questo? Effettivamente l'umanità è in crisi, è minacciata dalla troppa tecnologia? Ma credo che in realtà sia minacciata da un uso distorto della tecnologia. La tecnologia dovrebbe aiutarci a migliorare. Come al solito il problema è quello di avere una visione che permetta di sottomettere la tecnologia a quelle che sono le esigenze umane. Dopodiché credo che quello a cui assistiamo è semmai una supervalutazione della tecnologia che ci impedisce invece di vedere quali sono i valori umani, ma ripeto, il problema non è la tecnologia, il problema è la visione che si ha del mondo oggi. Le capacità di Massimo Franco sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto lo amiamo ascoltare, io almeno amo, oltre che leggerlo, ascoltarlo in TV. Perché? Perché Massimo Franco non fa giornalismo urlato. Come riesce in una società come quella di oggi, dove tutti si accapigliano? Beh, mi controllo molto, quindi cerco di vedere senza anche il punto di vista degli altri, perché la cosa più pericolosa è ritenere che la tua verità sia la verità assoluta, mentre invece abbiamo tutti delle verità molto parziali che possiamo offrire, ma bisogna soprattutto oggi ascoltare, perché si ascoltano poco gli altri. Ecco, spesso infatti nei dibattiti televisivi in cui lei partecipa sembra che la gente non ami ascoltare. Un po' di autodisciplina farebbe bene, secondo lei, a tutti, politici e giornalisti e quant'altro? Ma secondo me fa bene, ripeto, avere una capacità di ascolto, perché non bisogna sentire gli altri, bisogna ascoltare gli altri. Questo mi sembra sia una dote piuttosto rara oggi.